Che c'è? Sì, ti segue con lo sguardo. Ma che figlio di puttana! È innamorato di te. Ho incontrato allenatori. E che ce ne frega? Allora, lì ce ne sono due, uno dopo l'altro. Oh! Sei riuscito a... Sono un tipo giusto io, o la ragazza. Ah, è il ragazzo di quella di prima. Dici? Mi spiace, ho ammazzato la tua tipa. Oh, cazzo! Manda il ratatat. Basta, uso... No, nel cicciate! Ma perché non l'avevo ancora cambiato? Perché così si allena facilmente. Ma è un coglione! Orgasm. Sì, oppure Bobo, ma Bobo morirà. Bobo prima o poi morirà. Ma... Tutti moriranno, l'unico sì, che ci rimarrà sarà Orgasm. Te l'ho detto, Orgasm. sì, moriranno tutti. Vai, hai fatto male, morso! Guarda, sinceramente sono anche sorpreso che siamo arrivati fino a qua e abbiamo ancora una squadra. Una squadra a pezzi, tra l'altro. Sì, allenata molto a pezzi. Abbiamo solo Orgasm, che è il più forte di tutti. È il turno del Kant. È il turno di Kant. No, è Snake, è scritto al contrario. Oh. Ma che figli di puttana, adesso me ne sono accorto. Piccoli trivia da JoJo. Ekans scritto al contrario significa snake. Sì, che abbiamo ucciso questo qua. Sì. Pure accidenti. Denti acci. Senti, ma non è che posso cambiare il nome dell'allenatore? No. Ciao, no, ma perché sei andato avanti? Vado al capo. Vado a trovare il collezionista di Pokémon. Perché mi piace guadagnare esperienza gratuita. Sì, ma poi ogni battaglia che facciamo qua è una un rischio alla nostra salute. Morso, io gli spacco il coglione. Ma no! Smettila di urlare, Ciccione rimarrà sempre in prima posizione. Posso cambiarlo dopo? No. Rimarrà sempre in prima posizione, Ciccione. Appunto. Però si allena. Adesso l'ho morso. No, devi usare pistolacqua. Pistolacqua, bolla. Pistolacqua. Pistobolla. Pistobolla. Fa l'eco quando è un colpo letale. Fa l'eco quando è un colpo letale. Colpo letale. Va bene. Il tipo headshot, no scope, energy, orgasm. Pistolacqua. Pistolacqua for the win. Ma perché l'acqua batte la roccia? Io non ho mai capito. Tipo... Ma basta con sti geodude, cazzo! È presente perché ci sono le frane. Sì. Per l'acqua. E allora? Però... roccia è dura. Ci passa sopra. Sì, ma l'acqua la levica. Ti levico io. Provaci. Hai solo da provarci. Dopo la puntata. Ok. Aspetterò con impazienza, guarda. Ma che bastardo, i miei coglioni! Come quelli su cui ti sei seduto poco fa? Sì, esatto. Però almeno non sono più sopra. Tu e le tue palle enormi. No, e quando sono io? Tu qua si chiamava Noob. Sì. Noob. Basta. L'albero si può abbattere con taglio. Non ce l'ho. Questo qui è iperattivo, ha bevuto troppo caffè. Ah, coglione, però. No, no. Ti voglio bene perché lo sapevo che ci saremmo scontrati, ma come fa a saperlo se non ci riusciremo mai a arrivare da Bill. È il turno di Snake. No, Ciccione, no. Ecco. Vedi, poi Ciccione fa da esca per prepotenza, così almeno è maleducazione. Vabbè, vai Ciccione, basta così, non ha fatto niente. Ciccione no, non fa un cazzo. Arriva poi. Ecco, si spaventa. Ma fallisce, ho schiacciato a trazione. Ci credo, non funziona sui maschi. Magari trovo il gay. No, non ci sono gay in questo gioco. Non ti ricordo che è un gioco giapponese. I giapponesi sono contro l'omosessualità. Oh zio cammino. Brutti giapponesi razzisti. Non mi puoi dire così. Se sono razzisti, sono razzisti. Sono omofobi. Però li stimo, dai, per certi versi. Sì, anch'io li stimo, perché riescono a creare certi giochi. Sì. Oh, sale a livello 24. Sale a livello 32, bastardo! 36, e comunque... Ah, 36! Pistolacqua. Pistopoppa! Cos'era? Non lo so. Siamo passati a pistoculo, a pistopoppa. Davvero, ogni volta mi sorprendo delle tue uscite. Tobias! Si chiama come un cane sto qua. È un cane. Vattene. Oh, ehi, questa qua ti sta davanti. Boh,
Ci hai provato, Cri? Il mio amico è un Pokémon così dolce. E perché devi venire a scontrarti con me? Così dolce. E poi perché c'ha il vestito lungo e quando Elizabeth. C'è una pupa? Videogame. Oh, posso usare attrazione. Magari con il ciccione. Vabbè, ma oddio, Orgasm ci sta morendo, non ce ne siamo neanche accorti. Devo curarlo. Curalo adesso, però. Anche se durante la battaglia. Smettila di odorarmi! Ma non sai tu, e poi non è colpa mia se ti sei messo profumo. Io mi metto sempre profumo. Zaino! Zaino! Antiparalisi! No. Dovresti usare o la super, super pozione, meglio. No, la super pozione. No, super pozione. Super pozione! Cree! Assorbimento! Eccolo lì. È super efficace. Vabbè. Questo quanto è super efficace. Adesso me lo risucchio io. Attrazione! Fai quello che cazzo ti pare, sinceramente. Usa Odish nemico, sei incazzato. No. È un trans. È lesbica, idiota. Anche. E ti ha attaccato lo stesso. Mi ha attaccato. Evidentemente non gli piace. Niente, oh. Devi usare morso, eh. Gli devo mettere le basette. Che le basette? Questo, perché questo piace alle lesbiche, mi sembra ovvio. Sì. Oh, no. L'innamorato. L'innamoramento impedisce. Ok, adesso gli piace. Perché lo morsi, sì. Ah. A quanto pare è uno di quei tipi masochisti che. Ah, tipi, adesso devi vedere. Sì. Oddish. Sempre sti oddish. Oh, ma questa qua prende sempre solo. Ha usato solo femmine. Sì, va ancora bene. Meno male. Però dovresti curare Orgasm. Lo curerò quando avrò più. Io ho paura che ci morirà. Non morirà perché sono io a decidere. Ah, sì? Sì. Ora muori. No, dai. Profumino. Ma no! Smettila! Madonna, ti tiro il ceppone al prossimo profumino che profumi. Morso. Prossimo profumino morso. Che profumi. Oh. Non correggere la mia grammatica. Sono io che ho inventato la grammatica. La gran macca, la grande macca. Senti, sono stanco, io non lo so, palestrato. Ed è una femmina, attrazione. No, aspetta, lo curo. Sì, forse è meglio se lo curo. Pozione. Adesso vanno bene le pozioni. Ho detto pozione. Certo solo che pozione. Però stiamo abusando di pozioni a caso. Dovremmo passare anche in un mark. Basta pozioni. Sì, hai ragione, marketing. Attrazione. Ah, è vero. Marketing. Ciao. L'unico gioco in cui qualcuno può innamorarsi a comando è Pokémon. Questo sia bellissimo. Attrazione nella vita reale. Ma sarebbe, che figlio di. Sarebbe la fine del mondo. Pista l'acqua. Pista poppa. Porca miseria. Ah, è finito. One hit KO. 153. Vediamo se. Ok. Vai a fanculo, pezzo di merda! Non ti vedo mica! Vai a fanculo, pezzo di merda, di puttane! Tipiche! No, aspetta. Aspetta. Non ci credo! Sì, c'è il riflesso sull'acqua. Non... Sì. Questo capo è famoso. Misty, la nostra capovolestra, è molto legata a questo posto. Ma Misty è solo femmine? No. Stai andando a Celestabile, sai che è un posto per coppiette. E io quindi devo trovarmi un maschio? Sì. Vai a destra, cosa c'è a destra? Aspetta. Miramare, mira! Qui vive Bill! Adesso tipo c'è tutta la scena. Oh, guarda, c'è un Pokémon. Oh, lì. Una volta tanto che. Una volta tanto. Teletrasportatore? Sì. Una volta tanto che c'è un Pokémon così, tu non lo vai a cliccare, eh. Vai! No, è troppo scuro. Idiota, guarda che è quello che devi fare. Non sono obbligato. Dai! Aspetta. Sì che sei obbligato. Perché non posso entrare? Non puoi entrare nel teletrasportatore. Ciao, ciccione! Ehi tu, sono un Pokémon. No, anzi, chiamami Bill. Sono un autentico Pokéfanatico. Sei un autentico coglione. Cos'è quella faccia scettica? Non scherzo. Ho sbagliato un esperimento e mi sono combinato con un Pokémon. Ma che figata! E ora come faccio? Aiutami, ti prego. No, e dai, aiuta un povero diavolo in difficoltà. Che ne dici, signorina? Per favore, ok? Benissimo. Ma non... Vai al mio PC e via cos'è? Separazione cellulare. Madonna, scienza dei Pokémon. Ronaldo via Amit. Perché? Dividiti, basta. Addirittura è un Pokémon! È salito di livello.
Dai, parlaci. No, ma dove è andato il Pokémon? È rimasto imprigionato lì dentro. Oh, cazzo. Dopo l'esplosione. Dammi il Pokémon. Sei qui per vedere la mia collezione di Pokémon? No, peccato. Sono in debito con te, con la tua ricompensa. Biglietto nave. Ora possiamo andare in crociera, Cree. Non lo voglio.